Salve Pablo YouTube, bentornati su Shion, sono io NeoGeo82, questo è Ecco The Dolphin. Siamo tornati al Let's Play di Odalus. Allora, se l'altra volta non mi inganna, perché sono un paio di giorni che non riprendo in mano questo gioco, quindi un po' la memoria è un po' vacillata, dovremmo essere arrivati a questo punto qui, cioè in questa sorta di livello acquatico. Allora, qui andando su, non possiamo andare su perché è troppo in alto, quindi secondo me più avanti, come ho detto anche l'altra volta più volte, ci sarà sicuramente una reliquia che permetterà di fare, di effettuare un doppio salto, perché è abbastanza normale che in questi giochi ci sia una feature del genere. Ah, ecco, qui abbiamo trovato un altro di questi guardiani che carica questo colpo, questi colpi particolari. Allora, la scorsa volta mi è stato fatto notare, ho detto che questa cosa a me ricordava molto Dark Souls. In realtà mi è stato fatto notare che non è propriamente, cioè sì, cioè un po' lo ricorda Dark Souls, ma in realtà l'omaggio è molto, molto probabilmente è fatto rispetto a Castlevania, cioè logicamente, giustamente, questo è un gioco che si rifà in Castlevania, quindi, ed effettivamente nel Castlevania 16 bit c'erano nemici che reagivano o comunque combattevano in quella maniera. Abbiamo trovato un nuovo vendor, questa è una strada che non abbiamo esplorato l'altra volta. Ho avuto modo di verificare che il punto in cui ero morto nella scorsa puntata era una sorta di vicolo cieco. Qui noi possiamo curarci spendendo 11 monete. Ok, parliamo, vediamo cosa dice lui. Gael left this. Sempre supposare che è la stessa cosa che c'è detto l'altra volta. Ok, che Gael ha lasciato il castello per venire qua e trovare una cosa rossa. Cazzino, io non sto muovendo niente, sta facendo lui da solo. Chi è questo tizio? Monster! Pagherai per tutto quello che hai fatto. Non avvicinarti, paesane, per paesano, insomma. We don't belong to your mortal realm. Non siamo più del tuo. Non apparteniamo più al tuo mondo di mortali. You dare, silenzio! Però chiudere con la bocca per sempre. Quindi abbiamo un boss, per esempio. Abbiamo incontrato un boss. Un bello boss anche bello grande, così senza preavviso, senza saperlo. Oddio, cosa fa questo? Allora, questo evoca zombie, spara cose. E io. Devo capire come evitare questa roba qua. Vediamo allora. Come dicevo l'altra volta, come fa l'altra volta, se inizia a morire ripetutamente più volte contro un boss in una situazione del genere, naturalmente effettuerò dei tagli in modo da non annoiarvi troppo. Allora. Però prima di tornare a quel boss e effettuare i tagli, quindi, vediamo di esaminare un attimo la situazione. Perché effettivamente, anche l'altra volta, prima di affrontare un boss, sono tornato indietro a esplorare altre cose. Allora, potremmo fare così. Se non vi dispiace, siccome abbiamo lasciato indietro un livello, tornerei alla mappa un attimo. Abbiamo iniziato già da 3 minuti, quindi ancora è presto. Tornerei al primissimo livello, scusatemi se torno ennesimamente qui, per l'ennesima volta qui, però sono curiosissimo di vedere dove ci porteranno quei blocchi che ci sbaravano la strada. Intanto ecco, è svenuto, come il suo solito. Adesso dopo lo vado a recuperare. Ok, no, perché, come dicevo, scusate, ma è tornato ancora più volte qua. Devo assolutamente vedere. Magari facciamo un pochino più in fretta in modo da non annoiarvi troppo. Però volevo tornare perché qui, se vi ricordate, ci sono dei blocchi che ci impedivano di scendere. Da blocchi dove c'è dell'acqua ci impedivano di scendere. Quindi nascondevano una via. Probabilmente non è qui. Infatti qua c'è il fuoco, però c'è anche un po' di vita e che non guasta mai. Visto che siamo qui al venditore, perché non approfittiamo per comprarci un po' di vite? Welcome. Che costano tantissimo, però almeno ce ne
spegniamo un 3-2. E quindi facciamo un po' di backtracking prima di tornare da quel boss ad affrontarlo, perché insomma mi sembra che sia una cosa. Qui torna, c'è tornato qualcosa. No. Ok. Spa strano, rispawnasse il cuore. Allora, qui abbiamo le solite fiamme. Eccolo qua. Allora, qui bastava usare queste qui. Oltretutto possiamo anche respirare sott'acqua, quindi probabilmente se ci andavamo prima di recuperare la reliquia che ci permetteva di respirare sott'acqua, non saremmo potuti andare avanti. Quindi possiamo procedere qui solamente grazie a questa reliquia e alle lance. Oh, qua stavo per cadere. Oh! Basta! Ecco. Allora, aspetta, questo. Dobbiamo andarci con le asce. Direi che c'è una porta segreta qua. Ci conduce un'uscita probabilmente. Su questo livello sotterraneo che ancora non avevamo visto. Ok, vieni qua, ecco. Cosa aspettiamo? Andiamo subito a esplorarlo, vediamo cosa ci attende in questo fantastico livello sommerso. Fantastico, il fan ancora essere fantastico. Teletrasporto! Che però non è ancora attivo, quindi probabilmente i teletrasporti non sono. Sono doppi, cioè nel senso, hanno un'entrata e un'uscita, quindi non è che dentro un teletrasporto possiamo teletrasportarci dove vogliamo, ma solo nel teletrasporto corrispondente. Allora, qui c'è un salto un po' bruttino. Vediamo, dovremmo farcela. Invece no, non ce la stiamo facendo. Purtroppo qualcosa mi dice che qua ci vuole un doppio salto per andarci, perché io qui non riesco. No. Ultimo tentativo. No. Direi che questo livello è ancora off limits per noi, quindi dobbiamo necessariamente tornare da quel boss. La cosa non mi piace, però siamo costretti a farlo. Allora, adesso ho un piccolo. Sì, allora, se non ricordo male c'era un teletrasporto che ci permetteva. No, entrance, perché se second passage andava a finire da un'altra parte. Oddio, no, ma dove siamo? Qui indietro. Madonna mia. Siamo un po' troppo indietro qui. Aspetta, vediamo perché. Ok. No, siamo un po' troppo indietro. Ok, vediamo qui. Perché io pensavo che qua ci fosse quel famoso. L'altro famoso teletrasporto. Però mi sa che mi sono sbagliato. Inizio a confondermi, no. Assolutamente no. Allora, scusate per questa. Defiance. No, ho sbagliato anche il tasto. Allora, vediamo se ci ho beccato sto giro. Sì, era qui, scusate. Era qui. Penso proprio fosse qui. Ecco, sì. Scusatemi, ho avuto un piccolo defiance, come ho detto prima. Siamo già a 9 minuti e cazzo, questo episodio non ho fatto nulla se non esplorare. Allora, qua ci abbiamo il nostro checkpoint e i nostri ciottoli. Allora, vediamo. Noi! Muori, dai, là. Allora, io non lo voglio affrontare lui. Sono costretto. Cioè,
lancio Shion. Queste piante che ancora non ho ben capito come sono fatte. Ecco, vedete, io prima non riuscivo a fare. Qui non c'è nulla, vero? Allora, qui possiamo curarci solo un po' alla volta. Madonna, che tirchieria. Ecco, prendo un paio di asce. Okay, no, quello qua è il massimo. Che lancio, non si sa mai. E basta così. Dobbiamo trovare un altro zaino per ampliare il nostro. Adesso faccio così, ragazzi. Faccio un altro tentativo con questo boss. E poi chiudiamo l'episodio qui. Perché non vorrei tediarvi più di tanto. Il dialogo l'abbiamo già visto. Si vede che il dialogo torna di volta che andiamo alla mappa. Sì, sì. Allora, un attimo. È andata malissimo questa, ragazzi. Allora, ragazzi, facciamo così adesso. Per adesso chiudiamo l'episodio qui. Spero che vi sia piaciuto, anche se, insomma, come vedete, io questo gioco, come dico sempre, non lo conosco, quindi vado un po' a caso, vado un po' a naso. E quindi, insomma, ci sono, può essere che ci siano tempi morti e altre cose. Vediamo, magari in post-produzione magari potrei velocizzare qualcosa. Però intanto questo episodio lo chiudiamo qui. E vediamo nel prossimo, che sarà il decimo, di sconfiggere questo maledetto boss. Vedremo, faremo un paio di tentativi. Ok, grazie e ci vediamo molto presto. Ciao.